salutare il ritorno del Bologna nel massimo campionato. Zeman lascia in panchina Signori, in avanti Casiraghi, Protti e Rambaudi. Primo tempo colorato di rosso-blu, secondo minuto Anderson prova l'intesa con Fontolan. L'ex interista indosserà con grande disinvoltura i panni del leader. Quarto, Kolivanov per Anderson, sulle palle alte lo svedese è sempre un brutto cliente. Prima nitida palla gol al sedicesimo, assist di Fontolan per Marocchi che prova il sinistro, Marchegiani rimedia in due tempi. La Lazio non punge anche perché arrivare nell'area rossoblu non è affatto semplice. Invito di Fuser, Casiraghi decolla, ma sul pallone in anticipo le mani di Antonioli. 28esimo ancora Fontolan per Marocchi. La difesa biancazzurra non sembra del tutto a suo agio, ma resta in piedi. Un minuto più tardi Anderson in fuga, liberato dal solito Fontolan. Lo svedese fa tutto per bene, solo l'ultimo tocco lascia a desiderare. 35esimo, il Bologna passa. Fontolan allarga la manovra per Bergamo, splendido l'assist confezionato dal piccolo regista che in Serie A non aveva mai messo piede, niente male anche il gol, l'esperienza di Fontolan conta, il pallone finisce proprio là, nell'angolo. La curva Andrea Costa si trasforma in una bolgia, inesorabile cartellino giallo sventolato da Trentalange, ma Fontolan non rinuncia all'abbraccio della tifoseria bolognese. Ripresa, Zeman prova a rimescolare una minestra che comincia a scottare, dentro Signori e Negro, fuori Protti e Gottardi. Signori fa paura quasi subito, è il quarto minuto. Primo quarto d'ora per la Lazio, 13esimo Marcolin, tra i più attivi, prova il sinistro, Antonioli sembra comunque ben piazzato. 15esimo Rambaudi per Casiraghi che carica il destro, la curva rosso-blu non è mica tanto tranquilla. Ma il Bologna si risveglia, ancora Fontolan aiutato da un rimpallo, Kolivanov ci arriva, guai grossi per la Lazio senza la deviazione di Nesta. 21esimo Bresciani al posto di Kolivanov, convincente comunque la prova del russo. Nedved prova a fare tutto da solo, palleggio e conclusione, niente male. 29esimo esce di scena il migliore, Davide Fontolan tra gli applausi, rilevato da Nervo. Punizione di Magoni, stacco di Anderson, il 2-0 sembra già scritto, destro a colpo sicuro di Bresciani, rimedia per caso ancora Nesta. 38esimo, Signori a bersaglio, anzi no, perché la bandierina era già alzata, pacate le proteste della punta biancoazzurra. 44esimo, ancora una palla gol per il Bologna, la offre Bresciani a Magoni, sarà per un'altra volta. Per il Bologna l'obbligo di non montarsi la testa, ma se la Lazio ha fatto brutta figura, forse si possono sottolineare i meriti di chi l'ha imbrigliata a dovere. Linea allo studio.